Allora, riprendiamo. Ci sono quelli che potete definire anacronismi tipici. Allora, il tema dell'anacronismo, abbiamo visto un tema che in qualche modo abbiamo avuto modo di affrontare da un altro punto di vista, ripetutamente nelle scorse settimane. L'anacronismo non è semplicemente ciò che salta al botto, che è fuori posto, ma ciò che crea difficoltà, perché non torna semplicemente, potremmo dire, con il momento storico vissuto, esperito, pensato. È davvero come trovare una Formula 1 ai tempi di Giulio Cesare, cioè qualcosa che non può essere, semplicemente. Se ci ripetete, è abbastanza ovvio invece sperimentare continuamente l'anacronismo. Nel sogno. Tutti noi quando sogniamo diamo per scontato a risveglio quando ci ricordiamo eventualmente dei sogni che si crei una sorta di calderone in cui essenzialmente piani temporali diversi sono mescolati e coesistono, convivono senza che questo costituisca problemi. Ne parleremo poi, quando lei parlerà di paleologica, ne abbiamo parlato in qualche modo a proposito della logica, della bilogica, della logica dell'inconscio in Ignazio Mandelbrot, cioè fondamentalmente se definiamo nell'inconscio la freccia del tempo, che è quella che è definita mediante le leggi della logica cosciente, della logica aristotelica, insomma, quella identità non contraddizione, terzo escluso, non funziona. Lì ci sono altre logiche. Per cui essenzialmente io in sogno posso sperimentare contemporaneamente il mio presente, il mio passato e il mio futuro come se fossero fra di loro non semplicemente copresenti, ma addirittura in qualche modo rovesciandone la l'ordine. Gli anacronismi sono anzitutto il risultato, meglio l'indice forse, di queste difficoltà di trascrizione, di traduzione. Prendiamo un esempio più banale, proprio quello che ho da Vulgata, quindi insomma prendo esempio con le mode. Io a 3 anni, a 4 anni, 5 anni, 6 anni fa, quando mi pare, ho vissuto un'esperienza che ho trovato particolarmente sgradevole e dolorosa nello sviluppo, qui passiamo al discorso appunto del passaggio da una mano all'altra, rimuovo, non voglio ricordarla, la ritrascrivo, la cancello, la modifico. A volte non è strettamente necessario cancellarla. È sufficiente ricordarla in maniera diversa, in maniera più tollerabile. Perché? Perché quella scarica di dispiacere di cui parla Freud mi impedisce la traduzione, cioè mi impedisce di ripresentare a me quell'esperienza nei termini nuovi che mi permetterebbero addirittura di capirla meglio, quindi magari qualcosa che ho vissuto e esperito in maniera sgradevole, non riuscendo a comprenderla pienamente prima, nel momento in cui comincio a capirla, che ho gli strumenti per comprenderla pieno, preferisco non ricordarla. Anzitutto, lo ricorda, appunto, esiste, l'esistenza individuale non si sviluppa, non si dipana in linea retta. Su questo oramai siamo d'accordo, per successive e costanti integrazioni quantitative. Non è come costruire un giocattolo, non è come giocare con i Lego. Si parte dai mattoncini e si costruiscono le figure che noi vogliamo in qualche modo realizzare, oppure si decostruiscono, si cerca in tutti i modi di costruire figure alternative,
ma è sempre quella la procedimento per accrescimento. Invece procede attraverso sbalzi e discontinuità, che anche qui torniamo alla questione del passaggio dall'infanzia alla pubertà. Quando nel giro di pochissimo il nostro corpo si trasforma, la nostra voce cambia, i nostri pensieri cambiano improvvisamente. Non c'è una continuità, è proprio una rottura, un taglio, un salto. Certo, avviene anche in seguito a un accrescimento, uno sviluppo del corpo, ma è come se arrivato a un certo punto il passaggio successivo segnasse uno stacco improvviso, un salto. Se vogliamo, anche qui facciamo un'altra serie, e che ne so, un piccolo aereo, fino a una certa velocità l'aereo si solleva, da un certo punto in poi l'aereo si solleva. La differenza è di 4, 5, 6 km, una differenza minima rispetto a quelli precedenti, ma che comporta un cambiamento qualitativo radicale. Io fino a, faccio vedere per dire, 298 km/h, dico circa a campo, non le so, rimango ancora da terra, dai 304 l'aereo si solleva. Ci sono 6 chilometri, cosa sono 6 chilometri rispetto ai 298 precedenti? Un niente, ma il cambiamento è radicale. Questo in qualche modo succede anche a noi. Il corso della vita è così suddiviso da Freud in quattro periodi. Il primo, scusate, da 0 a 4 anni e riceve la qualifica di preconcio. Qui stiamo parlando, insisto, nel 1896. Quindi è proprio l'origine di tutto quel lavoro freudiano. Il secondo, quindi 0-4 anni preconscio, che significa preconscio? Anche qui è probabilmente, lo sappiamo, il momento della nostra vita in cui noi impariamo più cose, in cui la nostra capacità di apprendere è al massimo sviluppo. Se ci riflettete, è il momento in cui impariamo quelle, una serie di cose che sono difficilissime e le impariamo con fatica, con estrema fatica, ma di cui non abbiamo praticamente memoria. Nessuno di noi ricorda veramente quando ha imparato a camminare. Possiamo avere qualche vago ricordo di qualche momento preciso, più o meno, ma non ricordiamo veramente quando abbiamo imparato a camminare. E che cosa c'è di più naturale? Oppure chi di noi ricorda quando abbiamo imparato a stare eretti sul busto? Facciamo anche imparare a parlare, così via, un altro discorso ancora, ma andiamo sulle cose che sembrerebbero più ovvie. Quanta fatica, quanto apprendimento è costato lo stare in piedi? Non è un fatto puramente meccanico. Si impara a stare in piedi. E di nuovo, mettiamoci un attimo, per quale motivo? Esempio, un weekendino dopo mezz'ora, anche meno, che è stato partorito, è in piedi, mentre noi impieghiamo mesi. Il preconscio è anche il momento in cui ovviamente, per quanto sia un momento straordinario in cui impariamo a parlare e così via, abbiamo una fondamentale carenza, passatemi l'espressione, dal punto di vista simbolico. Non riusciamo ad articolare parole, quindi non riusciamo a capire e spiegare. Ecco perché poi, in qualche modo, potremmo dire che, simbolicamente, è il momento per eccellenza del trauma.
di ciò che poteva essere in qualche modo stato vissuto, di cui non abbiamo adeguata, non potevamo avere adeguata comprensione e quindi l'impossibilità di formularla. E allora il bambino che vede uscire la madre e il padre, faccio per dire, la mattina, che si aspetta di vedere la madre e il padre la sera, che non vedendo la madre, perché la madre magari è andata al lavoro fuori città, rimane traumatizzato. E che la semplice assenza di una notte viene vissuta come un trauma d'abbandono. Uno, come dire, è un bel po' che gli spiega che non è tranquillo, che la mamma torna domani, viene vissuto come un abbandono, perché non è un problema di comprendere, è un problema di capacità simbolica di affrontare e gestire la frustrazione, il problema, la paura, eccetera, eccetera, eccetera. Il secondo, dai 4 sino agli 8 anni, è chiamato infantile, proprio l'infanzia. Tra la seconda infanzia e l'adolescenza, ossia tra gli 8 e i 10 anni, nella fase definita prepuberale, e poi tra l'adolescenza e la maturità, di norma tra i 13 e i 17 anni, vi sono poi rispettivamente due caselle vuote, dice Botteri facendo, spiegando il A e B, che rappresentano momenti di transizione. A B, cioè di 30 giorni poi, succede infine l'età adulta. I momenti di transizione sono anche i momenti in cui le traduzioni, le trascrizioni, di cui abbiamo parlato, più lavorano, più sono fondamentali. Sono questi momenti, lo sappiamo, in cui noi dobbiamo, abbiamo modo di parlare a proposito, reimparare il nostro corpo, riadeguarci, ma anche noi non siamo data la fisica. Bambini che sono ancora convinti di essere piccoli, anche se sono vicini ai 20 centimetri, quindi sono ancora convinti di poter fare determinati movimenti, di poter parlare senza più esserne capaci. Perché appunto il salto, perché è un vero salto, è stato drastico. È un po', perché qui parte del debito di produzione, ma è un'analogia importante. Come con i nostri animali che sono abituati a venirci addosso da cuccioli, e magari quello San Bernardo, e finché il cucciolo va bene, ma quando è cresciuto è un po' problematico. E perché San Bernardo dice, ma fino a ieri mi tenevi in braccio senza problemi, adesso improvvisamente non mi voglio bene, anche perché peso 5 quintali non ce la faccio. Ma la sua percezione del suo rapporto con me non è cambiata. Ovviamente mi manca, tra virgolette, tutta quella parte di trascrizione che è direttamente simbolica, che appartiene soltanto allo strumento che è tipico degli uomini, cioè un linguaggio sufficientemente articolato. Anche gli animali hanno un linguaggio, ma è un linguaggio diverso, meno complesso, simbolicamente, anche loro hanno probabilmente un abbozzo di linguaggio simbolico. Basta vedere tutti i codici rituali di comportamento, come certi comportamenti siano in qualche misura segnati, siano segnali. La sottomissione, se si domina, una volta che viene, ma non superano, potremmo dire, un certo livello di complessità. Mark Rowlands, un filologo americano, diceva che le scimmie, e tra le scimmie ci siamo anche noi, si caratterizzano rispetto ad altre specie animali non semplicemente per la capacità di mentire
o di fingere, cosa che fanno tutti comunque, ma per la capacità di progettare e di fingere e modificare le persone sul comportamento. Facevo questo esempio. Osservavo un branco di scimmie in cui classico conflitto tra il capobranco e un altro maschio, meno forte, meno capace, questo maschio meno capace, quando non era osservato dalla scimmia, dal cosiddetto maschio alfa, afferra una pietra e si nasconde dietro di sé e si avvicina. Viene scoperto che ha la pietra, lascia cadere la pietra e si profonde in comportamenti amichevoli. Lì non c'è semplicemente l'inganno, lì c'è la progettazione, che la finzione della capacità di fingere ancora qualcos'altro. Non è soltanto l'animale che si finge morto da l'opposto con quel che era, che si finge morto per non essere ucciso. C'è una progettazione, ma il livello di progettazione delle scimmie non è paragonabile al livello di complessità nostro. Fondamentalmente l'uso che le scimmie antropomorfe fanno degli strumenti, o se preferite il concetto di strumento e uso, basico. Un bastone può essere utilizzato per rompere delle noci, può essere utilizzato per attaccare e difendersi. Non si usa un bastone come simbolo di comando. Non si usa un bastone per tracciare dei segni per terra come dei messaggi. Torniamo brevissimamente a Kubrick, abbiamo parlato un po' ufficio parlando di Chandler. 2001 Odissea nello spazio, forse il film forse più famoso di Kubrick. Tutta la prima parte del film è strano, ma la prima parte del film è veramente molto strano perché essenzialmente è una parte di un film. Agli albori del tempo, quando gli uomini esistevano ancora, delle scimmie entrano in contatto con un monolito nero, lasciato che cosa sia, non si sa. L'accenno alla trasformazione, al cambiamento, alla mutazione della scimmia, viene mostrata come quando la scimmia prende un osso di un animale ucciso e improvvisamente la scimmia si rende conto che quest'osso può diventare un'arma, cioè può diventare uno strumento utile per altro, per esempio per imporsi sui propri simili. Questo è l'uso, il passaggio, uno stacco da una fase all'altra. Il passaggio dai momenti di transizione all'età adulta è il passaggio per certi aspetti problematico, quando noi dovremmo essere teoricamente capaci di gestire tutte le nostre pulsioni, i nostri istinti, i nostri desideri, eccetera, 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 ed essere pienamente presenti a noi stessi. Nella fase iniziale, cioè quella di 0-4 anni, sembra prevalere il carattere del non tradotto. Ai contenuti con forte carica emotiva, il bambino che si sente abbandonato, la mamma, è infatti impedito di manifestarsi in testi di pensieri o di fantasie consapevoli, perché non li possiede. Davvero, tra virgolette, è come un animale, tante virgolette, non ha ancora acquisito quella capacità.
si convertono perciò in sogni, in associazioni di idee o in azioni. Come Freud avrà più tardi, non è possibile suscitare direttamente il ricordo di remote epoche della vita che vengono vissute senza essere capite, mentre vengono comprese e interpretate a posteriori. Tutto il lavoro freudiano che troviamo nell'interpretazione dei sogni, del caso dell'uomo dei topi, del caso dell'uomo dei lupi e così via, è un lavoro straordinario. Metto fra parentesi anche la, come potremmo dire, la veridicità, non mi interessa assolutamente. Ma un lavoro straordinario sugli indizi, sulle false piste, sugli errori di trascrizione che permettono al giornalista di giungere a quel trauma originario di cui io non serbo memoria, ma che continua a farsi sentire. Chi affronta l'analisi non ricorda assolutamente nulla degli elementi che ha dimenticato e rimosso e che egli piuttosto mette in atto. Egli riproduce quegli elementi non sotto forma di ricordo, ma sotto forma di azioni. Di azioni, li ripete ovviamente senza rendersene conto. È la coazione a ripetere, che abbiamo già avuto modo di vedere con Fischer. Essenzialmente, in qualche modo, potremmo semplificare così. È come se noi replicassimo azioni, comportamenti di cui non comprendiamo del tutto ed adeguatamente il significato. Allora, ripasso alla lettura che possiamo fare di questi aspetti tramite Fischer e non solo. Faccio un piccolo passo indietro e vi parlo di un filosofo italiano del Settecento, Gian Battista Nicolo, il quale è un autore estremamente complesso, interessante e affascinante, che si poneva alcune questioni tutt'altro che banali, dando risposte tutt'altro che scontate. Cominciamo da una domanda abbastanza semplice. Come nasce? Non era uno che si faceva queste domande, eh? Questo non dibattito, era un elemento di dibattito diffuso nella filosofia dell'epoca. Qual è l'origine della società? Perché gli uomini, virgolette, decidono di associarsi. Cosa li spinge a vivere insieme? Risposta tradizionale, da Aristotele in poi: l'uomo è un animale politico, cioè è un essere che per natura professionale significa qualcosa di molto forte. Cioè, l'uomo non può vivere se tratta di altri uomini. La sua natura è una natura socievole, che si esplica attraverso il bisogno di affettività, il dialogo, il confronto, il vivere insieme. Cioè, per natura l'uomo vive insieme agli altri. Tanto è vero che Aristotele diceva che al di fuori della città, cioè al di fuori della comunità umana, o si è bestie o si è dei. Gli uomini vivono sempre, anche il misantropo, più misantropo che ci sia, vive comunque attraverso il suo essere misantropo in relazione con gli altri uomini. Sempre. Risposta moderna, il contrattualismo, per esempio, di Thomas Hobbes, che riprendeva veramente anche dalla filosofia antica. Ma gli uomini tendenzialmente sono tutti quanti egoisti, egocentrici, feroci. Nello stato di natura ciascuno di noi tende a imporsi, a voler godere di tutto. Nello stato di natura non esistono le leggi, ma l'unica legge che conta è quella della sopravvivenza, del potenziamento di sé, e nello stato di natura io sono in perenne guerra di tutti contro tutti.
Vivo male perché ho paura di qualsiasi cosa, perché chiunque mi può uccidere. E a questo punto, per abbassare il livello di ansia, perché qui esempio che forse già fatto, non lo rifaccio. Poi provate a immaginare di vivere in un mondo in cui non esiste alcol, c'è la strada per il mondo, ma esistono automobili. E come per esempio voi uscite di casa e non esiste, le automobili possono andare indipendentemente da destra o da sinistra, passare sulle strisce pedonali senza toccare, insomma, passare sul, camminare sui marciapiedi, non ci sono i semafori, non ci sono limiti di velocità, non ci sono. Chi ha come fa strada? Uscire di casa è pericolosissimo in ogni momento. Perché? Perché non c'è alcuna regolamentazione. Moltiplicate questo per qualsiasi evento. Allora, dice, no, l'uomo si sottopone a un'autorità, non mica fa un contratto con i suoi simili, cui aliena il proprio potere, la propria libertà, sottomettendosi a un sovrano, lo Stato, che gli garantisce la sicurezza. Dicono una risposta diversa. Dico, immagina un mondo anticristo, un po' dopo il Giovanni Versano, questo discorso ci porterebbe altro argomento, in cui gli uomini e le donne erano essenzialmente appunto come delle bestie, degli animali, dei bestioni, ciascuno dei quali era un punto morto. Finché un giorno, forse in seguito ai processi del diluvio, la terra comincia a seccarsi, ci sono tutte spiegazioni che la prediccono, che non regolano, ma che allora hanno senso, un bestione che sta correndo dietro una bestiola, esattamente come farebbero gli animali, rimane sconvolto da un fulmine. Questo fulmine atterrisce il bestione, che fa una cosa nuova, gli dà un nome e lo chiama Zeus. In teologia greca, Zeus è il dio che possiede l'arma, la forma. Qual è l'elemento simbolico importante? Dice Dio. È questo che segna la differenza tra l'uomo e l'animale. Dandogli un nome, inventando un linguaggio, contemporaneamente questo primo uomo inventa una religione, inventa un pantheon, inventa un mondo culturale. Un'identità. Soprattutto questa identità è un'identità legata a una certa serie di credenze. Ma noi continuiamo a usare quelle parole ancora oggi. Diceva Vico, ipotizzava tre epoche del mondo, le chiamava l'età degli dei, cioè questo primo momento, l'età degli eroi, la guerra di Troia, l'età degli uomini, le significazioni massime era l'impero romano. Ma diceva, la storia non soltanto si ripete perché, per esempio, il Medioevo era un'altra età degli eroi, se ci pensate, il Medioevo era grande. La grande epoca in cui ci sono le gesta cavalleresche, cioè la Chanson de Roland, le grandi figure eroiche che somigliano agli eroi dell'antichità. Ci sono anche tre linguaggi diversi: un linguaggio fatto di gesti e immagini, un linguaggio fatto di parole spiegate e un linguaggio invece fatto di parole abusive. E allora questi linguaggi però continuano a essere presenti. Nel nostro mondo noi continuiamo a parlare un linguaggio che appartiene a un mondo diverso. Parlare un linguaggio non significa soltanto usare parole, ma per esempio utilizzare dei comportamenti. Qui ci avviciniamo, come potete vedere già, all'aspetto interessante. Scusate. Esempio banalissimo. Ah, che bel gesto romantico.
lo sposo che, la prima volta che porta la sposa nella nuova casa, la prende in braccio per attraversare la porta. È un bel gesto romantico, ma da cosa deriva? C'era una tradizione che risaliva all'impero di Roma, in cui essenzialmente era un gesto che apotropaico doveva segnare un mondo nuovo, un passaggio diverso. Abbiamo perso il significato originario, ma continuiamo con i comportamenti, e ce ne sono centinaia, forse migliaia, di atti che noi continuiamo a fare senza che ne comprendiamo più il significato originario, ma che continuano a mantenere la loro influenza. Freud, in qualche modo, reinterpreta questo fattore, queste anomalie, dando una spiegazione anche di carattere psicologico. Cioè, spiega come mai funzioniamo così. Dopo ogni frattura, nello svolgimento dell'esistenza individuale, ogni passaggio di cui abbiamo parlato, vi è da capo una ridonazione di senso al materiale psichico della fase precedente, in particolare alle tracce mnemoniche. Le orme del passato vengono decontestualizzate, risematizzate e ridistribuite, cioè c'è una riscrittura. Significa dare un nuovo senso, aggiustare. Il passato, se la traduzione ha avuto successo, il testo originale scompare, assorbito dalla più recente versione di uscita. Ma come discorso è vero? Gli appunti vecchi vengono buttati, vengono eliminati. Sì, qualcuno li può conservare come ricordo affettivo di qualcosa, ma non hanno più un particolare valore. Non servono. Se io voglio andare a vedere il Manzoni, vado a vedere la sua ricerca, che è sempre più completa, più coerente, più profonda. Non vado a vedere gli appunti presi male 10 anni fa. Se invece la traduzione non funziona, il non tradotto resiste caparbiamente nella sua logica, cioè segue le logiche psicologicamente valide per la precedente epoca psichica. Mantiene questo distacco. Potremmo dire, è un enclave all'interno di un paese molto più grande in cui valgono altre leggi. Ma che identità è quella che non ha il pieno controllo sulle proprie componenti? Come appunto, torniamo alla metafora dello Stato. Il Stato è quello che permette che al suo interno ci siano zone franche in cui non valgono le leggi che valgono per tutti gli altri. Scusate, quando si parla di identità, per esempio, di identità culturale, identità di questo problema non tanto alla secondaria, potrebbe non andare a finire, ma non serve. C'è un esempio. Fischer ha già cominciato a confrontarsi con questo aspetto. Non solo. Nell'ordinamento inglese, in certi momenti si è deciso di accettare, cioè far entrare entro certi limiti della Common Law, perché nella Gran Bretagna non c'è una costituzione, è il diritto consuetudinario di far entrare all'interno dell'area della Common Law la Sharia, cioè leggi derivanti da una certa interpretazione della religione. Perché? Perché determinare comunità
chiedevano che per loro valesse un determinato legge. Quindi attenzione, non che quelle leggi dovessero valere per tutti, per loro. Apparentemente è una cosa semplice, era una cosa che aveva enormi problemi, benissimo immaginare. Ma questo, se ci riflettete, quello è un caso limite, è un problema che è facile riscontrare in mille aspetti della nostra vita quotidiana, quando cioè si richiedono eccezioni a regole che si dovrebbero pretendere universali. Qual è la soluzione, virgolette sempre, eh? Operare una adeguata traduzione, trascrizione. Che significa comprendere la situazione e trovare la maniera per portarle, noi direbbero, a un livello di comprensione successiva, ma non si può pretendere che valga un principio di autonomia interna. Il passato, e qui torniamo al tema degli anacronismi, si manifesta perciò in due modi: sciolto, diluito nella sua ricodificazione entro nuovi sistemi di segni, o incapsulato nello spazio scavato dall'evento traumatico. Sa, o come se fosse un qualcosa che resta dentro. Nel primo caso è metamorfizzato in un presente che avanza, che è in grado di considerarlo come già trascorso. E quindi torniamo, ritorno a Fischer, ricordate il problema della elaborazione del lutto e della nostalgia dall'altra parte. Cioè, se non si è capace di elaborare il lutto e lasciarlo andare, se non si è capace di fare questa trasformazione, questa codifica, questa traduzione, puntano quegli speciali spettri del passato di Fischer che mi afferrano, e mi presa per minchia, ora ho un certo tipo di nostalgia. Nel secondo, cioè quando il passato resta incapsulato, il vuoto di memoria compare in forma di carico, di recipiente successivamente colmato con azioni, sogni, fantasie o deliri. Essenzialmente, anche qua ci pensano, molto probabilmente da vulgata, la sovrapposizione, mettere sopra qualcosa che non voglio ricordare con un falso ricordo, o a volte con un ricordo di grande. Passato e presente non sono separabili, già che il passato rifiuta di prendere congedo da un presente su cui continua a premere. E qui, di nuovo, la questione della definizione di una temporalità. Continuare a premere significa qualcosa che brucia, che sta a cuore, che non mi lascia andare, è qualcosa di non risolto. I ricordi non stanno in una teca. Dato che la memoria non è scusate, unica o semplice, abbiamo visto che insomma questa modificazione, continuamente sottoposta a revisione, d'autorevisione, bensì molteplice, a ogni epoca succede un nuovo genere di memoria che riscrive e ricolloca i vissuti trascorsi. Le diverse memorie inglobano però, aggirandole senza conquistarle dall'interno, questa metafora dice molto, zone in cui si raccolgono potenziali forze ribelli all'ultima forma di organizzazione dei corpi. Cioè, non mi confronto con ciò che è rimosso, ne aggiro. Il lavoro, quando il lavoro di traduzione fallisce, quando cioè non c'è la possibilità di dare il quadro coerente delle diverse fasi della vita,
con tutto il lavoro, le cose che le fanno. Una parte del soggetto, una parte dell'io, una parte di noi, viene messa al bando e resa incompatibile con il resto. È come se ci fosse un residuo che, con cui non vogliamo fare i conti, di cui neanche forse siamo pienamente consapevoli, di cui non siamo coscientemente consapevoli, ma questo residuo appesantisce, modifica, trasforma totalmente la mia configurazione. Anche qui, via puramente della fuori. La nostra mente, noi la pensiamo, noi pensiamo noi stessi come uno spazio piano, orizzontale, perfettamente uniforme, su cui sono poggiati elettrico, eccetera, eccetera, come se fosse una sorta di città, abbastanza comune, e non ci rendiamo conto che c'è un punto in cui c'è una piega, un fosso, un buco, c'è qualcosa di molto pesante che deforma quello spazio che io mi illudo sia piano, ma che in realtà è non uniforme. Il fatto che io mi illudo che quello spazio sia piano significa che io non ho adeguata comprensione della mia situazione. Io tendo a interpretare come X, Y, Z, determinati eventi, perché non vedo che quegli eventi sono modificati, paradossalmente sono modificati dall'origine da una cattiva interpretazione del contesto in cui si trovano gli eventi. È davvero come una deformazione, un peso che trasforma il mio abito psichico. Allora, leggiamo qua. Allorché il lavoro di trascrizione fallisce nel connettere in misura sufficiente diversi epoche della vita, una parte del soggetto viene messa al bando e resa incompatibile con il resto. Il focolaio di dispiacere viene isolato al prezzo però di istituire un'enclave temporale, cioè un luogo fondamentalmente separato, un'enclave temporale straniera, inconeata in una provincia psichica dove vanno leggi soppresse altrove e dove i materiali psichici seguono procedure giudicate a posteriori arcaiche. È questa che dà vita a quella cosa che vuole definire la paleologica. La rimozione è fonte di anacronismi viventi, di sofferenze di individui imprigionati in celle che non comunicano con il presente e che tentano vie di fuga lungo vecchi cunicoli ormai impercorribili. Anche qui, perdonate, provo a spiegare in maniera un po' grossolana. È banale. A cui noi abbiamo paure irrazionali e qualcosa. C'è chi ha paura di volare, chi ha paura dei ragni, c'è chi ha paura dei gatti. Mi viene evidente che qualcuno che ha terrore dei gatti. Non perché soffre di qualche particolare allergia, che uno dipende da. Mi è mai capitato che qualcuno che di fronte a un gatto si congela, rimane bloccato dalla paura. Non ho mai avuto a che fare con gatti aggressivi, che si ricordi, non ho allergie perché mi è capitato di parlare con una persona del genere e di avere un gatto particolarmente carogna che si divertiva, fondamentalmente si metteva davanti, così, osservando, mi dice, buongiorno, vediamo quanta paura mi faccia adesso, che fai, prendi il gatto, sposa il gatto, tutte quelle cose.
ridicole che uno fa, no? E si chiede, ma puoi avere paura di un gatto? Cosa c'è di perché hai così paura? Non c'è una risposta, tra virgolette. La persona in questione non ti può dare una risposta, dice semplicemente ho paura, mi congelo, è come se ci fosse qualcosa dentro di me che segue altre logiche, altre cose che si impone, che fa scattare automaticamente determinate reazioni. Questo è il punto. Quando mi parlo di deformazione. Come una parte della mia provincia psichica che di fronte a determinati stimoli di cui a volte non sono consapevoli, prende il sopravvento. L'equazione, ripetere, le fobie, eccetera, 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 sono tutte manifestazioni di questo malfunzionamento. Quando l'accesso al rimorso è precluso, per chi è neanche me ne rendo conto, la normale attività del pensiero, obbligata a convivere ostilmente con una sua sconosciuta versione anteriore, viene inibita. Perché neanche mi rendo conto di questo, semplicemente che c'è l'impossibile, è come, tra virgolette, un programma in cui viene vincolato nel posto un bug in cui si dice che certe cose non le può fare e non si capisce che quel programma non funziona. Perché c'è un bug. Tanti anni fa, non eravate nati per lo più, credo, forse sì, non sono poco conta, all'approssimarsi del 2000 ci fu una finta psicosi perché, oddio, i computer andranno tutti in tilt perché non sono programmati per quel tipo di calendario e sono posto un bug per cui ci sarà un crollo, non è successo niente, non è quello. Ma computer non sarebbe stato programmato, non sarebbe stato in grado di gestire il nuovo calendario. Ecco, come se la nostra mente non fosse in grado di gestire, perché? Perché c'è una mancanza, una rimozione, un bug originario. Rimane nella psiche, come dirà Freud più tardi, la cicatrice della rimozione, pronta a riaprirsi in qualsiasi punto debole, assumendo veste di sintomo sotto senza il consenso di Dio. Problemi sintomi che sono anche a volte psicologia quotidiana, posso esprimere attraverso i lapsus. Mutando la prospettiva, interpreterei, dice Bodelli, cicatrici formatesi nella prima età della vita, nella fase presimbolica, quando c'è appunto non abbiamo questa capacità, come frutto dell'incapacità del pensiero cognitivo a tradurre nel suo linguaggio situazioni affettive più antiche del suo stesso psichismo, che significa anche il problema della trascrizione e della traduzione. Non è un problema semplice, anche concettualmente. Come facciamo a dire con parole, nel senso più vasto del termine, per parole intanto linguisticamente, nel linguaggio stavolta faccio entrare anche che so il disegno o la musica. Come facciamo a tradurre linguisticamente, simbolicamente, segnicamente oggi qualcosa che è precedente al linguaggio? Qualcosa che è precedente alla capacità di pensare. Come è possibile? Come creiamo questa traduzione? Come la rendiamo? Non è qualcosa di semplice. Prima vi dicevo Foucault, la storia della teoria della classica. Foucault parte da una domanda, e quindi estremamente complessa, che si ripercuoterà, colpisce il problema del disagio e così via. La storia della teoria della classica pretende, diciamo così, di restituire la parola non ai folli, cioè non alle persone che sono considerate folli, ma alla follia, cioè a una forma di pensiero a cui è stata negata la parola da secoli. Come parla la follia?
Noi tendiamo a correre di fronte ai freni un atteggiamento abbastanza ambivalente, da una parte della piazza, dall'altra di destra, operare delle traduzioni. Ma tradurre che significa se non in qualche modo rendere comprensibili a noi e quindi in qualche modo ricondurre alla nostra logica qualcosa che non è nella nostra vita. Faccio un esempio sciocco, ma per capire. L'inglese to play, come va tradotto? Unica risposta corretta. Dipende dal contesto. Perché può significare un'infinità di cose. Recitare, fare, giocare, eccetera, 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 eccetera. Dipende dal contesto. Significa che non c'è una traduzione corretta originaria, un significato unico originale che noi rendiamo, ma che dobbiamo contestualizzare volta per volta l'espressione in questione. Se noi leggiamo to play a proposito di Shakespeare, probabilmente intende recitare. Se lo leggiamo in altri contesti, significa. Questo è pensato a maggior ragione per qualcosa che abbiamo sperimentato in un'epoca prelinguistica. Come la volgiamo? È un'altra battuta. È come voler tradurre i versi di un dinosauro. A parte lo riconosciamo, ma che senso avrebbe se non appunto funzionalizzarlo, renderla a noi comprensibile? E poi il passaggio successivo. A causa di questo dislivello iniziale tra sfera affettiva e sfera cognitiva, perché noi, soprattutto nella fase del pensiero 4 anni, semplifico, come diceva Mico, parlando degli antichissimi bestioni, quelli che si spaventavano per il fulmine, siamo tutto un sentire. Noi, la nostra intelligenza, che sta facendo passi straordinari. È un'intelligenza che ancora in qualche modo è tutto legato all'aspetto pure più affettivo che non cognitivo. A causa di questo livello iniziale tra sfera affettiva e sfera cognitiva, i fueros precoci rappresentano fattori ad alto potenziale di dissoluzione del sistema integrato cognitivo-affettivo, faticosamente montato dal soggetto. C'è qualcosa che rischia di far crollare l'intero edificio della nostra identità. Chiudiamo questa affermazione. Si profila un problema, quella dell'esistenza o meno di una paleologica, ossia di una logica che precede la logica aristotelica del senso comune e del ragionamento considerato corretto, la logica del principio di identità, non contraddizione e terza scusa. Cioè, il delirio si configura come tentativo fallito di tradurre se stessi nel presente. L'irruzione di una logica differente in un presente governato da quella che potremmo definire la logica canonica. E quindi la compresenza di elementi che appartengono a diverse epoche della nostra vita. A 4 anni posso anche avere paura di Babbo Natale o di bambini, sai che hanno paura di Babbo Natale? Perché lo percepiscono, è curioso, perché Babbo Natale originariamente nel folklore non è mica un personaggio. Era un personaggio che entrava nei camini, puliva i bambini, portava doni ai bambini buoni, ma mangiava i bambini cattivi. Poi è stato ammorbidito, abbiamo messo un bel giacone rosso, lo porta doni e così via. Ma quindi è curioso come in qualche modo davvero l'infanzia torni,
dire fotogeneticamente ha i principi. Jung su questo ha lavorato, potremmo immaginare benissimo, anche per gli alberi e così via, su queste parole originali. Bene, i bambini a 4 anni hanno paura di Babbo Natale, questa paura poi si supera perché scopriamo che Babbo Natale non esiste, bla 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 bla. Ma nel delirio questa paura di Babbo Natale si ripresenta in altre forme, con altre mezze, scatenando altre reazioni. Magari non ho paura di Babbo Natale, ho paura di qualcos'altro, o comunque ha altre riflessioni. Ecco, quando si dice che il piano di asincronia, il piano temporale è falsato. Si intende questo? Non semplicemente che io mi guardo intorno e credo di vivere ancora, faccio dire 1980, non è solo questo, magari, è che senza rendermene conto trasferisco sul presente meccaniche logiche che appartengono al passato. E qui vediamo appunto di nuovo, ricordando come diceva Fischer, la cosa scomparsa il futuro. La lenta sparizione del futuro è possibile quando non si esce da questa coazione a ripetere, che è fondata su questi elementi. Va bene, terminiamo così, abbiamo fatto anche troppo tardi e ci vediamo dopo domani.